ma all'uomo, no? La Allora, domanda è? a livello di ricerca storica, quindi di metodo storiografico, come si arriva a fare questa precisazione? No, in realtà c'è stato un piccolo fraintendimento, esattamente l'inverso. L'inverso. Si chiama Segnal, è tipico della poesia fondamentale, e io canto una donna che è sposata, ed è magari una nobildonna, la contesto tal dettagli. Ma per non far capire che è una donna che potrebbe essere disonorata, fingo di stare cantando il mio signore feudale. Quindi è un uomo che viene usato come segnal di una donna. Però io e lei sappiamo. E questo fenomeno è molto interessante perché mostra come il confine tra quello che oggi definiamo amicizia e amore sia molto diverso nell'antichità. C'è un libro molto bello di Alan Bray che consiglio sempre, si chiama The Friend, l'amico, che sostiene, secondo me ha ragione, che quello che costituisce l'amicizia in epoca medievale è il dono del corpo, non dello spirito come pensiamo noi. Quindi due amici dormono insieme, per esempio, o si fanno seppellire insieme. Lui è andato in giro per l'Inghilterra a cercare le tombe di due uomini e due donne che si facevano seppellire insieme pur avendo famiglia, figli, però un cardinale inglese l'ha fatto. Per cui è chiaro che per aiutarci a capire, io lo dico, nel libro lo dico, dobbiamo riuscire a capire i fenomeni attraverso gli occhi dell'epoca in cui furono prodotti, per capire come sia stato possibile esprimere a volte l'omosessualità in modo socialmente accettato. Dobbiamo capire che secondo la mentalità antica determinati fenomeni che per noi sono assolutamente omosessuali potevano non esserlo. Ma Silvio Piccina riesce a fare parlare per 100 anni gli omosessuali di tutta Europa attraverso l'amor socratico, che per lui è il verus amor, l'amore vero, autentico, che è l'amore spirituale di un uomo che si innamora della bellezza divina che traspare, come idea platonica, nell'aspetto esteriore di un giovane uomo, che è un amore vero perché non è amore carnale, perché siccome l'amore carnale è quello con cui è fiscibile che la natura, che Dio ha instillato per la procreazione, non essendo possibile procreazione tra due maschi, è chiaro che si tratta di un amore spirituale, alieno da sessualità. Con questo escamotage ci sono 100 anni dopo di lui, dal 1450 al 1550 grosso modo, in cui l'amor platonico è la scusa di tutti i sodomiti che vogliono parlare dei loro amori omosessuali. E Leonardo da Vinci, e Michelangelo Buonarroti, e Varchi, Shakespeare esprime questo tipo di concetto all'interno dei suoi sonetti per WH. Come hanno potuto farlo? Hanno potuto farlo perché erano dietro uno schermo. Questo discorso sull'amicizia, che nel caso dei trovatori che tu citi è meno forte, diciamo, ma negli anni 50 si è riproposto. Tutte le riviste omofile degli anni 50 si chiamano Freundschaft, Friendship, tutta una grande amicizia, tutti questi qui volevano vedere dei maschi spogliati per farci l'amicizia, no? Ma questo perché siamo una minoranza perseguitata, perché l'omosessualità era una cosa punibile con la pena di morte, quindi ci siamo un po' nascosti. E io affermo che nel XXI secolo, se non hai molto coraggio di essere omosessuale, fai il bisessuale diventa il foglio rosa dell'omosessuale che non si accetta. Questo non vuol dire che non esistano i bisessuali, vuol dire che in Italia tanti bisessuali sono semplicemente degli omosessuali che non si accettano, esattamente come nell'epoca di Ficino tanti amori platonici, tanto platonici non erano. Che qualcuno abbia approfittato della convenzione dell'amor cortese, come viene chiamato, ricordandoci che il vero amor cortese è quello feudale, tra signore e sottoposto, non tra signore e gentildonna. Che qualcuno ci abbia approfittato è assolutamente un dato di fatto. Una domanda. È mai esistita un'epoca in cui l'omosessualità era socialmente accettata? E se c'è stata un'evoluzione, in che senso, dall'antichità ai giorni nostri? Sono esistiti fasi, momenti di maggiore o minore repressione. Sicuramente la Toscana dal 1250 a 1600 è una delle aree d'Europa in cui la punizione del comportamento omosessuale, dei comportamenti femminili è più blanda. Firenze
punisce con delle multe i sodomiti mentre il resto d'Italia li brucia vivi al rogo, per dire, no? Quindi ci sono situazioni più o meno omofobiche. Venezia sicuramente rispetto a Firenze ha La Palma come una delle zone più ostili ai comportamenti omosessuali, e ci sono epoche di inasprimento delle punizioni. Con il Granducato di Toscana inasprisce le punizioni, introduce il rogo, la Controriforma in generale è un periodo di inasprimento delle sanzioni, ma anche il periodo tra 1930 e 1950 è a livello mondiale forse il momento della più grande persecuzione delle persone omosessuali: il fascismo, il nazismo, lo stalinismo, ma anche la castrazione in Inghilterra, l'internamento nei manicomi degli omosessuali negli Stati Uniti. È un periodo di grande reazione sociale contro gli omosessuali. Se la tua domanda presuppone un'accettazione come quella che viviamo oggi, noi siamo nel primo momento della storia in cui i comportamenti omosessuali sono accettati in questo modo. Per lo stesso motivo per cui siamo alla prima epoca in cui l'idea che uomo e donna siano uguali come potenzialità, siamo alla prima epoca che la vive e la pratica questa teoria. Dopodiché, che siano esistite donne femministe già nel Medioevo o delle persone omosessuali che riuscivano a ritagliarsi delle nicchie di tolleranza, questo è successo in tutte le epoche. Ma sicuramente inserire l'omosessualità come scelta di vita possibile, come alternativa, siamo la prima epoca a vivere in questo modo. Ma nemmeno in Grecia? Nella Grecia neanche in Grecia, ovviamente, perché vedi, i greci e i latini conoscono un concetto che per noi è un controsenso, che è quello di stupro consensuale, perché quello che loro valutano non è con chi vai a letto, ma se il tipo di atto che compie è lecito o illecito. Se questo tipo di atto è illecito, si tratta comunque di stupro, anche se la persona che subisce questo atto è sposata, è illecito, anche se lei è consenziente. Avere rapporti con una donna sposata è illecito, anche se lei è consenziente. Avere rapporti con un ragazzo minorenne di stato sociale libero, cittadino, è illecito. Sodomizzarlo è illecito. Averli con uno schiavo, invece, o un prostituto in un bordello, non è illecito. La mente greca e romana ragiona sulla base dello status sociale della cosiddetta vittima, perché vive la sessualità come aggressione, come comportamento che sottrae onore. La donna è inferiore all'uomo proprio perché è costretta dalla sua natura biologica a sottoporsi a un atto che comunque la degrada. La donna è, scusate, fottuta per definizione. Ma non lo dico per dire la parolaccia, ma perché questa è la mentalità dei nostri avi. E quindi un uomo fottuto finisce nella stessa categoria inferiore della donna e dello schiavo e del bambino che viene usato per questo tipo di cose. Allora, in questa situazione, ti assicuro che le leggi per la protezione del minore con i quali è illecito compiere determinati atti sono pesanti, la legge veglia su queste cose. Anche i romani hanno la legge Scantini, io non mi sono purtroppo soffermato molto su queste cose, sia perché c'era già il libro dell'Eva Cantarella, Secondo Natura, il libro di Dover, l'omosessualità nel mondo greco, che hanno esaminato nel dettaglio queste dinamiche. Però abbiamo delle orazioni, come la Contro Timarco di Eschine, che elenca tutta una serie di leggi per la protezione del minore dalla seduzione di un adulto. Allora, noi tendiamo a leggere l'omosessualità antica attraverso un'epoca precisa, quella classica, una città precisa, Atene, un gruppo di persone precise, gli uomini liberi cittadini di Atene, e in particolare un gruppo di questi cittadini che è l'Accademia Platonica. Se noi leggiamo il Simposio di Platone troveremo effettivamente questa idealizzazione del rapporto tra adulto e ragazzo, questa erotopedagogia, che è una visione che ha informato di sé molti secoli a venire. La troviamo ancora in Plutarco, 2-3 secoli dopo, addirittura nelle vite parallele di Plutarco, tutti i suoi antenati di 3 secoli prima erano tutti l'amante omosessuale, erano tutti restai romani di qualcheduno, per cui è una visione che ha intriso di sé la cultura occidentale, ma è anche una visione di una minoranza molto ristretta e che non è neanche l'Atene classica, è un gruppo sociale che la pratica proprio come elemento di distinzione rispetto alla massa, per la quale parla invece Aristofane, che nelle sue commedie non conosce questi amori rarefatti, filosofici, conosce degli uomini che pagano i ragazzini per metterglielo in quel posto.
e che ovviamente sostiene che gli amori di questi aristocratici di cui lui ha un nemico politico sono esattamente questo. Se noi leggiamo l'Antologia Palatina, che ha tutta una specie di catalogo dei modi di amare i ragazzi, troviamo una serie di motivazioni che vanno dall'amore al lucro, ma che sicuramente escludono a priori l'erotopedagogia. Per cui noi dobbiamo fare attenzione a non leggere gli atti, i fatti, attraverso una idealizzazione di un autore come Platone, che è importantissimo per l'Occidente, perché la sua teologia ha impregnato il cristianesimo, che è la religione dominante dell'Occidente, per cui non puoi capire la cultura occidentale senza passare da Platone, per carità, però ha anche impregnato la visione che abbiamo dell'omosessualità nel mondo greco, che non è assolutamente così idealizzata come la presenta lui. C'è un passo di Xenofonte poco conosciuto, in cui Socrate riconosce che bisogna astenersi dai rapporti sessuali con i ragazzi, però se proprio non puoi farne a meno, vai in un bordello e scopri un ragazzo in un bordello. Cioè, è un Socrate un po' diverso da quello che ci ha presentato Platone. Platone è quello che usa per prima il concetto di contronatura, è nelle leggi di Platone che viene usato per la prima volta il concetto di contronatura. Il rapporto tra due uomini è un seminare sterilmente sui sassi. Afferma che lo scopo della filosofia è arrivare alla vittoria sui piaceri. Poi quando vado in giro a dirlo mi dicono: sembra di leggere Ratzinger. Eh sì, sembra di leggere Ratzinger, ma non perché Platone avesse letto Ratzinger, ma forse perché il pensiero di Ratzinger discende da quello di Platone per i rami. A proposito, metto io nominato un papa, il fatto immagino che clero, membri del clero si pullulino, temo, nelle tue diciamo ricerche. Ad esempio qualcosa ho letto qua sui sacerdoti, che anche loro, alcuni di questi si sono sposati, quindi ecco, però quindi anche questo ha una valenza, nel senso non è una novità, cioè non è appunto un ora c'è l'autore, c'è stato il coming out del Monsignore in Vaticano, sì, queste sì, cose qui, di vari scandaletti che sono avvenuti. Dobbiamo evitare il cosiddetto presentismo, cioè leggere la storia antica attraverso il filtro del presente. In inglese cleric vuol dire impiegato. In un'epoca in cui i clerici sono gli unici che sanno leggere e scrivere, stranamente i documenti scritti parlano di clerici, per cui sono onnipresenti. È chiaro che il contadino che veniva giudicato sommariamente dal padrone feudale non ha mai lasciato di sé una traccia. Il clerico che poteva vantare il diritto a essere giudicato al foro ecclesiastico, quindi non dal tribunale comune, quindi se veniva beccato lasciava dietro di sé una scia di carte, di conflitti di giurisdizione, di competenze, eccetera. È ovvio che i clerici siano sovrarappresentati, perché fanno parte di quel 0,5% che ha scritto il 98% dei documenti che ci sono arrivati dall'antichità, per cui sono sovrarappresentati. Sicuramente c'è San Piero Damiani che nota come la professione sacerdotale attiri in modo particolare i sodomiti, che fanno delle cosacce terribili come quella di andare a letto insieme e poi si assolvono a vicenda del peccato, cosa che lui dica una scorrettezza inaccettabile. Allora, da un punto di vista sociologico noi questa riflessione ce la possiamo porre. Il matrimonio, la professione ecclesiastica, il sacerdozio, è stata per 8 secoli in Occidente l'unica professione nella quale non solo era ammesso che tu potessi essere celibe, ma ti veniva anzi espressamente richiesto, perché una persona che arrivata a 30 anni non si era ancora sposata era automaticamente in odore di sodomia, ci dice San Bernardino da Siena, predicando. Se tu vedrai un uomo che è arrivato a 35 anni e non ha ancora tolto moglie, pensa che sia un sodomito. Probabilmente qualche ragione ce l'aveva anche. Allora, che i sodomiti, che le persone possono essere stati attratti da questa professione, è del tutto possibile. Nella rivendicazione della bellezza delle donne del Tirenzuola c'è una noterella in cui dice che le donne che amano le altre donne sono le uniche che, quando vengono monacate dai genitori, sono le uniche che si rallegrano anziché piangere e disperarsi. Ok? Quindi, però ricordiamo una cosa, che il sacerdozio antico non è una cosa che si basa sulla vocazione, si viene destinati al sacerdozio da bambini e dai genitori. Ci sono dei medici che a 10 anni erano cardinali, perché erano stati fatti cardinali dallo zio, dal nonno, capite? Per cui non è che noi dobbiamo pensare che a
12 anni, 15 anni, un ragazzino che scopriva che era omosessuale, dice ma io quasi quasi mi faccio prete così non mi devo sposare. Diciamo che molte di queste persone, i monasteri traboccavano di cadetti delle famiglie nobiliari che non avendo abbastanza soldi per dare un'eredità a tutti, tutti i figli a cui non voleva lasciare l'eredità li mettevano nei monasteri, che poi dotavano largamente in modo che i loro figli dessero nel lusso che il loro rango meritava, ma fondamentalmente erano degli scaricatoi in cui mettere i figli in eccesso. Che questa gente potesse avere la vocazione non lo credo, che tutti questi fossero automaticamente omosessuali lo escludo. Che quelli che di loro erano omosessuali approfittassero del fatto che le donne non se ne vedevano, lo affermo. Quindi fa una foto, un ricordo, per favore. Prossima, di sciale. Prima prendere qua e poi davanti. Prego. Prima dietro per prendere una. Invece l'omosessualità femminile emerge nella storia, cioè già il problema dell'emergere delle donne nella storia è già un problema, ma ancora più diciamo in questa tra virgolette nicchia, se si può chiamare così. Allora, purtroppo sono costretto a dire che io in questo libro mi sono concentrato sull'omosessualità maschile per due motivi fondamentali. Prima è che la storiografia lesbica in Italia è cominciata con molti anni d'anticipo rispetto a quella gay, per cui Daniela Danna ha pubblicato 15-20 anni fa Amiche e compagni amanti per Mondadori, ha fatto anche un'edizione economica. Abbiamo tutta una serie di storiche come la Merina Milletti, come la Rosanna Cerchetto con l'Amante Celeste, la Passerini. Abbiamo molte donne che hanno pubblicato storie del lesbismo in Italia, 4-5 libri di storia del lesbismo. La Società delle Storiche Italiane ha fatto almeno 3 convegni di storia lesbica, uno dei quali, se ti può interessare, trovi su internet, ci sono registrazioni. Di storia dell'omosessualità maschile non ce n'è neanche una. E quindi, motivo uno per non... Cioè, ho dovuto tagliare 200 pagine e 20 capitoli per arrivare a queste dimensioni, se ci mettevo anche l'inizio non ci stavo. E poi perché oggettivamente sono condizioni diverse. Questo è un discorso che mi trovo spesso a dover fare quando si parla per esempio della persecuzione delle donne durante il fascismo. Il nazismo mandò nei lager gli uomini omosessuali in quanto omosessuali, ma perseguitò le donne lesbiche in quanto donne, non in quanto lesbiche. Cioè le lesbiche non venivano mandate nei lager, perché il metodo di controllo delle donne sotto il nazismo era attraverso il loro essere donne. Il nazismo e il fascismo hanno fatto delle leggi che oggi, perché non se ne parla mai di queste cose, ma perché proibivano alle aziende di assumere più di un tot per cento di donne, cioè non dovevano assumere donne. Stabilivano per legge che le donne non potevano essere pagate più di una percentuale del salario maschile. A quale scopo? Per impedire che una donna potesse mantenersi da sola con il proprio salario. Questo per obbligare le donne a sposarsi. Allora dice, vabbè, due donne vivevano insieme, condividevano il salario e magari ce la facevano. No, perché c'era la tassa sul celibato durante il fascismo, cioè ti venivi tassato anche per il fatto di non esserti sposato. Allora, quando delle compagne lesbiche che mi dicevano, ma è possibile che non ci siano delle donne lesbiche nei lager? Sì, qualche donna lesbica alla fine sono finite 6 milioni di persone, figurati di lesbiche ce ne saranno state. Ma è importante capire che la storia non è politica di corretto. La storia funziona secondo la sua logica, non secondo la nostra. Il fatto che a noi sembra logico che il nazismo avrebbe dovuto perseguitare sia le donne che gli uomini omosessuali non corrisponde alla sua mentalità, perché per il nazismo conta solo la sessualità maschile. Le donne subiscono la sessualità, non agiscono. Le donne si limitano ad avere la sessualità che il maschio dà loro. In fondo le lesbiche semplicemente una donna che non ha ancora ritrovato l'uomo giusto, no? Quindi si tratta di incoraggiare gli uomini a sedurle e vedrai che guariranno. Con questa mentalità non ha senso perseguitarle attivamente, si tratta di perseguitarle in modo da obbligarle a cercare l'uomo giusto che le faccia guarire. Poi che facciano figli, le tre K, cucina, chiesa e bambini, che li facciano perché sono disperate se no muoiono di fame, o le facciano perché sono contente di farle, al nazismo non interessa, l'importante è che siano blindate in quel ruolo lì. Su tutto ciò premesso, io sono convinto che il ragionamento che io faccio sulla costruzione del concetto di omosessuale funziona abbastanza bene in entrambi i casi, sia perché la riflessione sul concetto di contronatura è un concetto astratto, ma sia soprattutto perché, questa è una cosa che io rimprovero agli storici che chiamo invenzionisti, quello che definisce la sodomia per i teologi medievali non è il rapporto anale, come sentiamo dire,
Questo è quello che definisce il concetto di sodomia nel diritto americano del dopoguerra, da cui noi l'abbiamo, siccome gli americani scrivono tantissimo, ci sono 10.000 libri di storia scritti da americani, lo leggiamo e diamo per scontato che sia quello. No, San Tommaso d'Aquino di nuovo specifica che soltanto il rapporto tra persone e ius del sexus è vera e propria sodomia. La penetrazione anale di un uomo su una donna non è sodomia, è peccatum contra naturam. Cioè, per configurare l'atto della sodomia ci deve essere identità di sesso tra le persone. Allora, io ho trovato un inquisitore a Bahia nel 600 che, e sarebbe stato molto divertente parlarne, ma non avevo lo spazio per farlo, che segue le avventure amorose di certa Felipa da Susa, che era una butch che ha sedotto metà Bahia femminile del 600, e è una delle tante che andavano a confessare di avere essere andate a letto con la Filippa da Susa, a un certo punto gli è venuto l'embolo e fa ma questa turpezza entre mulieri è sodomia, questa turpitudine fra donne è sodomia, possibile che non vi rendiate conto che questa porcheria fra donne è sodomia? Allora, in che senso è sodomia questa? Nel senso che oggi noi usiamo per la parola omosessualità, che secondo la teologia cattolica è un peccato, non va compiuto, eccetera, eccetera. Allora, io nel libro credo di aver dimostrato, perché cito dei documenti che dicono che quello che la parola sodomia ha diversi significati, io ne conto almeno 4-5, uno dei quali è rapporto tra persone dello stesso sesso, e in un documento di un inquisitore, quindi non propriamente l'ultimo arrivato, nel fare un elenco dei peccati, specificando che quando si confessa a qualcuno bisogna chiedere la qualità dell'atto, le circostanze, perché se tizio confessa di essere andato a letto con una donna che era sua congiunta, non ha compiuto solo adulterio, ha compiuto anche incesto. Se è andato a letto con una donna che era una monaca, ha compiuto anche sacrilegio. Se ha compiuto un atto con una donna pensando a un maschio per potersi eccitare, è sodomita pessimo. Allora è chiaro che quello che definisce la sodomia è l'attrazione per la persona del proprio sesso. Da questo punto di vista, la riflessione che io faccio sull'invenzione dell'omosessualità, sulla nascita del mondo omosessuale, eccetera, funziona in entrambi i casi. Dopodiché sono l'ultimo a dire che, leggendo una storia dell'omosessualità maschile, la storia delle lesbiche è la stessa cosa, solo in termini di sessi. No, la storia delle donne è molto diversa da quella degli uomini, perché i maschi avevano una posizione privilegiata e avevano oltretutto una considerazione sociale che diceva che per i maschi la sessualità è molto importante. Quindi un maschio privato della sua sessualità è un essere diminuito. Invece per le donne la sessualità non è importante, specialmente poi se non vanno letto con gli uomini. Per cui la storia delle lesbiche, la storia dei gay è stata diversa, è stata molto diversa in certi punti, però ha dei punti comuni che sono nei momenti di persecuzione. Ad esempio, e qui finisco, l'executive act del presidente Eisenhower aveva stabilito che laddove la legge puniva esclusivamente determinati atti non procreativi, compreso magari anche il rapporto orale tra marito e moglie, le sodomy laws americane, fino alla sentenza della Corte Suprema che le ha proibite, abrogate, entravano addirittura a proibire atti tra coniugi nel talamo privato, perché questa è la mentalità anglosassone. E, ecco, fino a quella che l'esecutiva era stata questa la logica, da quel momento stabilisce che le persone omosessuali sono dei rischi per la sicurezza nazionale, sono delle persone malate di mente, e quindi qualsiasi persona omosessuale può essere licenziato e possono essere negate cose come per esempio la cittadinanza americana semplicemente sul fatto di essere omosessuali. Questa regola inizia a valere sia per i maschi che per le femmine, cioè improvvisamente anche il lesbismo viene criminalizzato negli Stati Uniti e inserito in blocco in una categoria che è quella dell'omosessualità come la conosciamo noi oggi. Io in polemica con Foucault sostengo che se esistita una costruzione moderna dell'omosessualità, le sue radici sono nell'America degli anni 50, non nella medicina dell'Ottocento, ed è quella da cui è nata l'idea del movimento gay, che noi siamo tutto sommato una minoranza razziale oppressa che deve lottare per i suoi diritti, bla bla, andiamo quindi lontano, quindi indietro. Interessava capire, no? Questa idea, no? della nostra società che ripetutamente nella storia è festeggiata, come dire, sino, ecco, citava una serie di cause. Una era questo parallelismo appunto con le condizioni femminili, del subire, l'altra questa idea, no? Del seme perso, quindi
ecco, c'è solo questo, cioè, ecco, le ragioni sono queste due, perché io ho isolato queste due, come te ne parlava, o c'è anche dell'altro. Come quali dire, siano? È impressionante capire come poi alla fine non c'è mai stata pace fra lì, poi, da perché mi sembra di intendere, storicamente, sempre, in tutte le società, ecco, è davvero impressionante. Ma è altrettanto impressionante che praticamente ogni volta che prendo il libro viene sempre fuori la domanda che si può riassumere è che cosa causa l'omofobia. Perché effettivamente è un fenomeno talmente demenziale che fatichiamo a capire perché delle persone scendono in piazza per manifestare contro i diritti degli altri. Cioè, non ha senso una roba del genere. La mia risposta, che non è una risposta che si può dare come storico, qui rientra anche la mia visione di militante gay, è che l'omosessualità maschile e femminile, a questo punto lo possiamo dire senza tema di smentita, per il solo fatto di esistere smentisce una delle idee più care alla società eterosessuale, ossia che l'eterosessualità sia un dato che non ha bisogno di nessuna spiegazione. Eterosessuali si nasce, non c'è bisogno di... cioè, è come chiedere perché nasciamo con due mani. Ma perché sì? Perché gli esseri umani hanno due mani. Perché nasciamo eterosessuali? Perché gli esseri umani sono tutti eterosessuali. Il problema è che ormai alcuni nascono omosessuali, semmai. L'omosessuale, con la sua ostinazione a volere continuare a nascere generazione dopo generazione, manda all'aria l'idea che l'eterosessualità sia qualcosa di naturale, innato, che non ha bisogno di spiegazioni. Allora, nella mia analisi storica noto come spesso i predicatori contrappongono, non è vero che l'idea di orientamento è un'idea moderna, contemporanea, è un'idea che esiste anche in antichità, soltanto che antichità orientamento si chiama inclinazione, che se ci fate caso è comunque sempre indica un pendere verso qualche cosa, no? E San Bernardino da Siena contrappone